è stato aperto a Palazzo Lascaris con un convegno intitolato Reumatologia in fiore, il 19° congresso nazionale del CREI, Collegio dei Reumatologi Italiani, che ha messo in risalto conoscenze, tecniche e nuovi farmaci per offrire più speranze sia ai pazienti sia ai medici. Per l'occasione è stata inoltre inaugurata, in cortile, la mostra fotografica Malattie senza dignità. Le immagini conducono il visitatore nelle difficoltà quotidiane di chi vive afflitto da una patologia spesso invalidante. Qui si inaugura una mostra fotografica itinerante che già ha girato parecchie città in Italia e che giunge a Torino in questa bellissima sede. È una mostra particolare, dedicata a tutti i nostri malati reumatici, che si chiama Malattie senza dignità, proprio a sottolineare quanto spesso le malattie reumatiche vengono considerate malattie di poco conto. E invece proprio le espressioni di questa mostra fotografica ci spiegano, ci raccontano le loro emozioni e quanto non sia assolutamente una malattia, quella reumatologica senza dignità. Ne approfittiamo anche per inaugurare il congresso nazionale che quest'anno abbiamo voluto effettuare qui a Torino, città d'arte e di cultura, e che in queste 3 giornate ci vedrà riuniti per discutere gli aspetti più moderni della reumatologia italiana. La reumatologia è una branca in enorme crescita, oggi ha medicine più che utili, più che efficaci e ben tollerate per il trattamento di malattie che prima venivano considerate senza nessuna possibilità di cura. Oggi invece sono quasi tutte curabili e facciamo il punto della situazione vedendo quello che sboccia, così come un fiore di questi periodi, nel panorama farmacologico della reumatologia italiana.